So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ok, quindi inizia il secondo episodio. Cioè il secondo episodio del gioco. Finito il capitolo con Billy the Kid, credo. Almeno per ora non ho idea poi come si sviluppa la trama. E a proposito, nel video precedente ho detto che poi fuori camera avrei rifatto quel livello per prendere le pepite della verità. Tagliando breve, ne ho trovata solo un'altra, per un totale di 2 su 4. E voi potete dire che sono scarsi, io sono il primo ad ammetterlo, ma ho girato e non le ho trovate le altre due, quindi non sono proprio a portata di mano. E vi dirò che spezza molto l'atmosfera, che tipo tu stai sparando con gli allegri compagnucci di merenda e ti devi fermare, devi interrompere l'azione per andare a cercare fuori mano totalmente queste pepite di verità. Quindi purtroppo smetterò di cercarle, cioè se mi capitano proprio in bocca al naso le prendo, altrimenti ciao. E questo è un peccato perché queste pepite di verità sono interessanti perché danno informazioni su personaggi e fatti del Far West. Secondo me danno spessore al gioco, per così dire, ma va bene. Puoi sparare la dinamite in aria sia a quella lanciata da te che a quella lanciata dai nemici. Ok, grazie, lo terrò a mente. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Okay. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Solo in due? No. I can't outrun a bullet! Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Visto che non c'è un vero sistema di copertura, sono un po' difficili i duelli, perché in pratica me ne sto fermo in piedi come un cretino e insomma ci spariamo a vicenda. Tutti morti? None. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Meglio sfruttare questa cosa come copertura. The Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end. Hold on, were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong.
and I was determined to have my revenge. Porca miseria. I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Stand and fight, you coward! Ok, c'è questo eterno problema che i dialoghi durante le sparatorie non riesco proprio a seguirli. Perché l'inglese lo capisco, ma in momenti così frenetici non presto molta attenzione. I dialoghi di certo non li posso leggere. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Dicevo, quindi sarò sincero, non ho capito molto di questo dialogo. Stando all'ultimo testo dovrei scappare. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. La fine della storia di Silas Greaves. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Oh, che culo. Hard to hit a moving target. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Bella domanda. I just kept running, not knowing where the hell I was going. C'è un momento di calma in cui posso aumentare l'abilità. Oh cacchio. Finito le munizioni, revo. Oddio, ho finito pure queste munizioni. Ok, pausa tattica di riflessione. Io a questo punto abilità da un bel po' e gradirei utilizzarlo. Allora, abbiamo scoperto che le abilità insomma non vanno necessariamente. Cioè, questo non è necessariamente per le pistole, questo non è necessariamente per il fucile alla lunga distanza e così via. Quindi di volta in volta andrebbero esaminate. Cioè, dovrei vedere tutte queste abilità. Potenzia, ranger inciso, la rigatura speciale della canna ne aumenta la gittata base e il potere perforante. Anche molto più efficace mancare... più difficile, scusatemi. Mancare il bersaglio. Quest'altro coso... calci più colti, i materiali più leggeri migliorano la velocità e la maneggevolezza dell'arma. La resistenza dei materiali consente l'uso di proiettili a pallini che ne incrementano la potenza d'arresto. Fate che è talmente tanta roba che la mia pigrizia mi impedisce di leggere tutte queste abilità, tutte queste. Andiamo qua. Resistenza a corta distanza, non sarei mai a prova di proiettile, ma può essere più resistente. Medio ogni 4. Vabbè, tanto non sono il tipo che va a Rambo, quindi. Munizioni di riserva non mi interessa, anche se in questo caso forse mi avrebbero potuto aiutare. Ricarica rapida dei revolver. Ricarica revolver in un batter d'occhio, sarà in grado di introdurre i proiettili mentre. Vabbè, insomma. Velocità di ricarica aumentata poi. Suggerimenti sulle pepite e la verità, non perdere i dettagli importanti, suoni e consigli aggiuntivi ti condurranno alle pepite della verità. Ah. Munizioni di riserva per fucile aumentate. Sapete che vi dico, facciamolo. Sono appena lamentato in questo video sul discorso delle pepite, che è un peccato che siano difficili da trovare. Ora, spero solo che questi suggerimenti audio siano udibili. Ora posso continuare questa situazione disperata di corsa senza munizioni. And that's when something miraculous happened. Like mana from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition.
Guy Masterson once told me it was more important to be lucky than good. Huh. And he would know. Beh sì, la fortuna sempre il suo ruolo. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the table. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Nervoso, irascibile, cattivo come il pepe, Old Man Clanton. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! No, aspetta, scusatemi. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Sì, io dovrei farmi ridurre a scolapasta da sto coso. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Sì, ho capito, dammi il tempo. È tutta questione di muoversi da copertura a copertura. Dov'è di preciso? Chissà che io non possa fare un tiro alla lunga distanza già da qui. Ho sbagliato tutto nella vita, dove cazzo sta? Morto, mortissimo, morterrimo, esattamente. È stata molto simpatica questa cosa. Tipo, va bene, adesso esco dalla copertura e gli sparo. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. That old man. Quindi questo mi fa sospettare che più avanti ci sarà un altro racconto in cui ci sarà un'altra scalata. Porca miseria, però non lo so, è tosto. Forse lì ho sbagliato io perché c'era un'altra copertura più vicina e non l'ho vista. Proteggimi. Non spara? Quindi anche i cactus offrono protezione, ok. No, forse no. Vediamo. No, no. Ci hanno dato il cactus. Comunque ogni tanto si ferma perché anche se ha munizioni illimitate penso gli si surriscaldi.
No! Il cactus è mio amico. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. No, se muoio ora. Ok, forse tutto a un tratto poi sono diventato troppo Rambo. Sta sfida è più difficile di quanto... Ah, ok, grazie, almeno siete stati cortesi. Dove cavolo sta? Ah, non c'è ancora, cioè si vede la Gatling ma non si vede lui. E ora che fai? Porca miseria, non ci credo. Non ci credo né ora né mai. Ero così sicuro che sarebbe morto, che ho iniziato a sparare proprio in maniera retard. E porca miseria. Devo prendere questo gioco con più serietà. Voglio dare la colpa al fatto che non ci ho mai giocato prima. Qui ho fatto proprio una cazzata, ho pure sprecato la concentrazione. E vabbè. Il fatto è che non posso restare in copertura ad aspettare che lui finisce con la Gatling perché mi piove la dinamite. La dinamite mi stana dalla roccia e loro mi sparano. Cioè, insomma, porca miseria. Esattamente. Perché non spara per ora? Aspetta che io esco. Ok, la calma è sempre la migliore arma da usare. Guarda, facciamo una cosa, brutto stronzo. Serio? Ma che... Ah, ok. Piove dinamite, stronzo. Dai, spara. Stavolta vado Rambo, ma ce la posso fare stavolta perché gli manca più vita. Invece no, sono morto. Niente, devo continuare con la calma. Nella vita la calma. L'altro, sono sempre in due, no? Troppo lunga, sì. Troppo corto. Troppo lunga. I revolver fanno un po' schifo a lunga distanza. Ma
infatti. Fatemi passare al fucile. Ave, oh porca miseria, però adesso mi sto incazzando sul serio. Ci sono esplosivi, ma... Hey, let's see what you made up, boy. What a piece of crap. Cioè, uno deve fare proprio in maniera autistica sto boss. Cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Porca miseria, l'impegno di questa missione. Cioè, adesso che l'ho fatta mi sembra una cazzata totale. Cioè, 0 pepite su 3. No, sta cosa non si può fare. Dovrebbero metterle molto più a portata di mano, perché sono interessanti le pepite che danno informazioni, danno molto senso al gioco. Quindi è una scelta molto infelice. I collezionabili nei giochi dovrebbero essere sempre cose opzionali, cioè che non ti danno davvero niente. È solo per i collezionisti, capisco che ad alcune persone può piacere, e quindi va bene, fai il collezionabile inutile per i fini del gioco. Cose così importanti, scelta sbagliata. Dicevo, sto boss, niente, la chiave era la calva. Sparatoria alla segheria. La vera ragione che spinse Silas a inseguire i cowboy non era il denaro, ma la sete di vendetta nei confronti di uno dei suoi acerrimi nemici, Johnny Ringo. Quick shooter ha una cadenza incredibile, fa attenzione a non esaurire le munizioni. Più impieghi a uccidere un nemico in duello, più la taglia sulla sua testa cala, quindi non perder tempo, vabbè. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Sì, di questa sparatoria non sappiamo nulla perché, ripeto, non abbiamo preso pepite della verità. Però mi sto ricordando ora che quando ho rifatto il secondo livello del primo capitolo con Billy the Kid, ho detto che avevo preso un'altra pepita. E quale era? Credo per forza questa, sì, l'evasione di Lincoln. Una delle evasioni più spettacolari della storia del selvaggio West avvenne il 28 aprile dell'81, 4 mesi dopo essere stato arrestato a Stinking Springs. Billy the Kid fu condannato a morte per impiccagione. L'esecuzione doveva avvenire un mese dopo. Porca miseria, come mai tutte queste tempistiche giudiziarie lunghe? Fino a quel momento, cioè io mi aspettavo cose tipo sommarie, sai, nel Far West. Ah, questo è colpevole, impicchiamolo. Bom, fine, tutti a casa. Invece, boh. Fino a quel momento McCarthy sarebbe rimasto a Lincoln. Billy era controllato al secondo piano del tribunale da due vice sceriffi di Pat Garrett. Uno è Lalala e l'altro era Bob Bollinger, quello che abbiamo sconfitto in duello. I dettagli su quanto avvenuto il 28 aprile sono pochi, ma si sospetta che un amico di Billy avesse lasciato un revolver nascosto nel bagno. Secondo un'altra versione, McCarthy prese la pistola Bell durante una colluttazione sulle scale. Probabilmente non sapremo mai la verità, una cosa è certa però: Billy sparò a Jim Bell, che morì ancora prima di arrivare in fondo alle scale.
L'altra guardia, Hollinger, udì gli spari e corse verso il tribunale. Billy era armato con la doppietta calibro 10 di Hollinger e lo aspettava vicino alla finestra. Quando apparve, udì "Ciao Bob" qualche secondo prima che Kid gli sparasse con la sua stessa arma. Wow. Billy impiegò un'ora per togliersi le manette, porca miseria, alle gambe con una piccozza. Poi, secondo i racconti, montò in sella e se ne andò tranquillamente cantando. Hai capito, Billy the Kid? E purtroppo, mi sa, ci siamo persi molto su Billy the Kid. Il mio amico mi aveva detto un episodio su di lui e mi sa che poi ve lo dovrò raccontare io perché non mi è capitata la pepita. Ma pazienza. Lo ripeto, è un peccato, secondo me hanno fatto una cattiva scelta. E io mi sono accorto che ho ancora un punto di abilità. Questa è la ricarica rapida revolver. Munizioni di riserva per il fucile. Ingrandimento aggiuntivo mentre miri. Trattieni il respiro per essere più preciso. Otterrai un ingrandimento extra quando premi la mira con calma e ti focalizzi per un po' su un solo bersaglio. Ok, mi sembra una cosa molto utile. La precisione è alla base di ogni buon pistolero. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earth's coming! Get ready, boys. Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ah, funziona così, dopo un po' che tengo la mira ferma, si zooma di più. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Cadave questa, stronzi. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Non smetterò di dire questa cosa, mi sto perdendo un sacco di dialoghi perché durante i combattimenti mi è impossibile leggere i sottotitoli. E la mia conoscenza di inglese non mi aiuta affatto in questi momenti. Sì, ma l'aspettavo infatti. Anzi, credevo sarebbero rotolati. All wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Scusa, perché non ammazzo uno e gli frego la bandana? But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Fucile. Ma cazzata mia totale proprio. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend.
Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. So neanche dove sto andando. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Era necessario rallentare la storia, prendere una pausa per fare questa precisazione. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Comunque viene naturale domandarsi, ma tutte queste storie che stiamo sentendo sono verità? Oppure questo Silas Greaves è un pallonaro totale? O non è neanche Silas Greaves quello che sta raccontando queste storie? Though it wasn't easy, as those boys had good cover. You can't hide forever. Ah, I love. Mi sono dimenticato che ho sostituito il fucile a lunga gittata con lo shotgun. Non è neanche stata una mia scelta intenzionale. Nota molto comunque che il revolver perde di precisione la distanza. Che qua bevite niente, cioè non... Io dovrei mettermi a girare... Sarebbe abbastanza noioso, sia per me che per voi, onestamente. Everywhere, piles of lumber and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Now where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Oh, oh, oh. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream. Sì, crystal clear stream, io sono cascato di sotto. Quello che è successo è che Silas Greaves stava raccontando, quello l'ha interrotto, Silas Greaves si è distratto e quindi io sono cascato di sotto. È esattamente quello che è successo. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Sì, ci arriveremo a breve. Non so se avete notato, ma quando sono arrivato qui si è sentito un suono ed era per dire che c'era la pepita. Cioè, a questa distanza. Cioè, è inutile stabilità totalmente. Premiere per vedere il menu pepite. Scusate un attimo. Anche così per curiosità, le abilità si possono levare? Oh, come faccio a... No, tasto destro, torna indietro. No, non si può fare niente, fantastico, sono fregato. Vabbè, vediamo di leggere sta pepita.
Johnny Ringo. John Peterson Ringo nacque il 3 maggio 1850 e morì di morte violenta 32 anni dopo. La storia lo ricorda come un fuorilegge, un pistolero associato alla banda dei cowboy durante gli ultimi anni di vita. Nel 74-76 Ringo si guadagnò la reputazione di elemento pericoloso durante la guerra della contea di Mason. Gli atti commessi durante il conflitto gli costarono quasi 2 anni di prigione prima che fosse prosciolto. Poco dopo essere arrivato in Arizona, sotto gli effetti dell'alcol, Ringo sparò a un uomo, ferendolo perché aveva preferito bere una birra invece del whisky che Ringo gli aveva offerto. Wow. Non c'è da stupirsi se nei pressi di Tombstone Ringo aveva la reputazione di cowboy errante, maleducato, rissoso e violento, specialmente quando era ubriaco. D'altro canto, chissà come sarebbe cambiata la sua reputazione se lo scontro all'OK Corral fosse andato diversamente. La storia è scritta dai vincitori e Wyatt Earp e i suoi fratelli vinsero il favore della gente oltre alla sparatoria. Vabbè, questa frase è sempre giustissima, che è la storia scritta dai vincitori. 13 luglio. Ah, infatti, questo mi fa pensare, queste informazioni, cioè, per forza di cose, in un modo o nell'altro, sono tutte non attendibili al 100%. Ma comunque sono interessanti. Il 13 luglio dell'82 Johnny Ringo fu trovato morto, ucciso da un colpo alla testa. Era seduto scalzo sotto un albero e impugnava un revolver. Il suo cavallo fu ritrovato 2 settimane dopo, gli stivali legati alla sella, stratagemma che usavano i cowboy per non farvi entrare scorpioni. La morte fu dichiarata un suicidio, ma non sappiamo ancora se il re dei cowboy fu ucciso, ad esempio da Wyatt Earp o Doc Holliday, o semplicemente si sparò perché riteneva che non valesse più la pena di vivere. Hai capito? Oh. Molto scivoloso questo posto. Stavo per cascare di sotto di nuovo. Sento aria di scontri. Curly Bill, Johnny Ringo and his compadres took off into the lumber yard and I followed after. Eccola. Si fa un goccetto prima di premere il grilletto. Billy, Curly Bill. Ah, quindi non è il classico duello. Cowardice is not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Sì, dove sei? You working for Wyatt Earp? Did that sumbitch Earp send you to kill me? Hiding like a scared little puppy. Kill you like I killed Morgan Earp. Dove caspita è? Sparito, oddio. Ah, qua non posso. Ok. Ok. Te chi cazzo sei? Lasciaci fare uno contro uno in maniera onesta. Cacchio, adesso lo shotgun ci voleva invece. Ma oh, voglio i doppi revolver. Oddio, questo attraversa il legno, ma che cacchio? Oh! Ma poi che fa? Corre così, eh? Fire.
Come on out, son! E cacchio. Sto posto comunque per combattere una merda, perché sto continuo a bloccarmi. Porca miseria, che sta succedendo tutto a un tratto? Dai cacchio, hai tipo zero di vita. Oh. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Cacchio, è stata tosta. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Prossimo a tentare e a beccarsi un proiettile. Johnny Ringo, eccolo. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Niente, Silas Greaves ha ucciso tutti, questa è la verità. Pecca di questo. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Ucciso onorevolmente. Fatto 64 e 62, che è abbastanza schifo, però vabbè. 1 su 4, niente, io le pepito oramai le... non lo so. Vabbè, che sì, 43 minuti sto video verrà un casino, perché è stato un problema quella boss con quel vecchio del cacchio, quella Gatling di merda. There's a time for even and a time to just pray. When Silas Grease finds you, it's a time you must pay. That's a time you must pay.